Le premesse per un incontro pirotecnico c'erano tutte, ma le condizioni meteorologiche non hanno giocato a favore dello spettacolo e della tecnica di cui le due squadre sono dotate. La fitta pioggia caduta prima e durante la partita infatti ha reso il terreno di gioco simile a una risaia, motivo per il quale la gara è iniziata con circa 20 minuti di ritardo. Il bel gioco non c'è stato, ma le due compagini hanno dato vita a una gara dai toni agonistici sempre alti ed incerta fino alla fine dei 90 e passa minuti di gioco, con la Cavese che ha avuto la meglio centrando la terza vittoria consecutiva in questo mese di gennaio. Come era prevedibile nel primo tempo, le due compagini tardano a trovare la chiave della gara a causa del terreno di gioco pesante. Tuttavia è la Cavese a rendersi pericolosa per prima al quinto. De Rosa batte un calcio di punizione dal limite, il portiere ospite in uscita respinge la sfera sui piedi di Manzo. Il difensore Aquilotto tira, ma la sfera viene deviata in angolo. Il Taranto ci prova al 17° con Giglio di testa, Napoli blocca la sfera. Man mano che scorrono i minuti il livello agonistico sale e al 21° la Cavese passa in vantaggio. Marzullo serve De Rosa che a sua volta con un pallonetto mette al centro aria. Il portiere ospite ci mette una mano ma non riesce a trattenere. Sulla sfera si avventa Ausiello che dopo un primo tentativo rimpallato dalla difesa riesce a spedire la sfera in rete. I tarantini reagiscono al 23° vanno al tiro con Vaccaro ma Napoli di pugno respinge al fuori aria. La Cavese risponde al 27° con un tiro di Lucchese, ma Borran si fa sorprendere e blocca la sfera. Il secondo tempo inizia così come il primo, sotto una fitta pioggia, ma la gara subisce un ulteriore time out a causa di una fitta nebbia causata dall'accensione di alcuni fumogeni nel settore distinti. La partita infatti viene sospesa per 4 minuti. Alla ripresa del gioco la Cavese potrebbe piazzare il colpo del KO con De Rosa. Al 53° Marzullo serve il capitano Xenoa in contropiede e una volta in aria tira in porta. Il portiere Tarantino riesce a respingere la palla che sta per finire in angolo. Sulla ribattuta però con un tiro di stizza De Rosa accompagna la palla sul fondo. Nei minuti successivi, per circa un quarto d'ora, è il Taranto che cerca di fare la partita, rendendosi pericoloso in varie circostanze. La prima al 62° con Marsili, con palla che esce di poco sul fondo, dopo 3 minuti con una punizione di Vaccaro parata da Napoli, e al 67° con Genchi, sempre su punizione, con la palla che sorvola di poco la traversa. Al 76° è Gabrielloni a creare scompiglio in area metelliana. La sfera si ferma in una pozzanghera in aria e il Tarantino sta per approfittarne, ma no. In uscita sventa la minaccia. Mister Agovino manda forze fresche in campo. Il collega Favo risponde mandando in campo anche l'ex d'avanzo nel tentativo di recuperare la partita. La gara procede e si avvia alla fine con tanto agonismo e grinta, ma sono ancora gli ospiti a rendersi pericolosi all'86° con Genchi che spara alle stelle una palla smanacciata da Napoli su un tiro da calcio d'angolo. Dopo 7 minuti di recupero il direttore di gara mette fine all'ostilità. La gara finisce col punteggio di 1-0 a favore della Cavese che mette a segno la terza vittoria consecutiva e consolida il suo piazzamento in zona playoff.